Massimo Genzer, siamo arrivati all'ultimo appuntamento di questa serie di chiacchierate, di commenti alle frasi dei miti dell'automobile, dei grandi top manager dell'automobile. Allora, oggi voglio farti commentare la frase di Luca, una delle frasi di Luca Cordero di Montezemolo, che è stato presidente per tanti anni della Ferrari. Il virgolettato è il seguente: l'Italia ha un grande elemento di esportazione che è il suo marchio, il suo stile di vita, il suo gusto. Beh, sposa benissimo questa frase il pensiero di Montezemolo. Montezemolo ha tutto il diritto di dirlo perché lui è, il suo DNA è questo, insomma, ha gusto, è un uomo di grande garbo, di grande fascino, a parte che poi ha fatto anche un grande lavoro da un punto di vista industriale in Ferrari, non è soltanto che sono delle belle macchine, ma sono anche delle macchine eccezionali da un punto di vista tecnologico. Quindi diciamo che tuttavia alla tecnologia giustamente lui aggiunge il grande charme, il grande gusto che noi italiani abbiamo e la grande capacità di produrre il bello. Ferrari è rimasta italiana e penso proprio che lo sarà per sempre. FCA è confluita nel gruppo Stellantis, quindi è un gruppo che comprende marchi di varie nazionalità. Io ho detto prima, Ferrari resterà sempre italiana, però fa gola a parecchi, ma tanti, tanti. Sì, ma io non ce li vedo gli eredi di Gianni Agnelli vendere la Ferrari, non è possibile, anche da un punto di vista così di reputazione, di immagine, non è possibile vendere la Ferrari. La Ferrari è un'icona del nostro paese, è una grande dimostrazione dell'ingegno e della capacità anche ingegneristica del nostro paese, quindi venderla francamente sarebbe anche un grande errore Il strategico. paese si solleverebbe, che dici? Ma io penso proprio di sì, penso proprio di sì. Sarebbe una proposta inaccettabile, totalmente inaccettabile. È come se noi Senti, il vendessimo il Colosseo, ma scherziamo? modello italiano fa scuola comunque. I nostri grandi designer hanno aperto centri stile soprattutto in Cina, fanno a scuola in Cina. Secondo te è giusto fare così o bisogna essere un po' gelosi, del proprio know-how? No, se il know-how ti dà un posizionamento sul mercato di capacità di competere ad altissimi livelli, ci mancherebbe altro. Manteniamo noi la tecnologia del nostro know-how, però andarlo a utilizzare per altri va benissimo. L'importante è che restiamo sempre noi i depositari della nostra capacità di produrre il bello. Ma io penso che come siamo in grado di produrre della cucina eccezionale, noi siamo anche bravissimi a produrre il bello. Beh, un segnale importante in questa direzione arriva dal nuovo governo. È stato creato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ex sviluppo economico. Quindi aggiungere Made in Italy, beh, è stata una buona scelta. Decisamente sì, e vediamo adesso che produca dei risultati con le esportazioni. Speriamo. Massimo Genzer, grazie per essere stato con noi anche in questa occasione e appuntamento ai prossimi commenti. Presto e volentieri. Grazie, grazie tanto Pierluigi, grazie.